Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lei e vi fermo subito, lo so cosa state pensando. Ah, la solita videocamera di sorveglianza, low cost, da interni, bla 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 bla. No, o meglio, sì, in parte, ma la sua caratteristica principale non è questa. La sua caratteristica principale è che non ha bisogno di una rete wifi perché lei funziona sulla rete 4G. Quindi questo ci viene sicuramente utile quando abbiamo magari un'abitazione, quella magari al mare, in montagna, o magari anche la nostra abitazione principale che non è fornita di rete wifi, quindi non abbiamo un router, un modem nella nostra abitazione. Con lei ovviamente questo diventa l'aspetto principale, sì, perché lei si andrà a connettere alla rete 4G andando ad inserire una SIM dati al suo interno. Avremo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, una monitorizzazione a 360 gradi, perché lei comunque ruota, si inclina, fa tutto, senza avere l'obbligo di una rete wifi. Al suo interno, già nella confezione, troviamo una SIM dati con 300 mega già caricati per poterla provare. Poi possiamo andare a caricare altri dati su questa SIM con i vari abbonamenti, anche perché queste SIM dati non hanno un numero telefonico, non hanno un contratto, non hanno assolutamente niente. Basta andare nel loro sito, caricare quello che vogliamo, abbonarci al periodo che vogliamo per quanto riguarda la durata dei dati caricati, quindi veramente una roba easy. Oppure possiamo usare tranquillamente le SIM dati dei vari operatori telefonici che conosciamo, quindi che sia Iliad, Wind, TIM, Vodafone, qualsiasi operatore che ovviamente ci dà le SIM, potremo andare ad inserire e usare quei dati. Ma le SIM dedicate ovviamente alla videosorveglianza sono interessanti per il fatto che uno, non abbiamo un contratto, non abbiamo un numero telefonico, non abbiamo assolutamente niente che ci lega a quella SIM, e poi la durata dei giga è molto molto lunga, quindi non scadono dopo un mese, ma scadono magari dopo 6 mesi o dopo un anno, in base al tipo di ricarica che andremo a fare. Ovviamente i giga li paghiamo molto di più di quelli che ci vengono dati normalmente con le SIM, però calcoliamo che qua il consumo dei dati è davvero molto molto basso. La cosa che ci serve di più è che non scadano, cioè, perché qua possiamo avere anche, che ne so, 30 giga, 50 giga ci dureranno tutto l'anno, perché il reale consumo dei giga fatti da una telecamera di sorveglianza come questa sono quando andiamo a vedere la live, quindi quando andremo a vedere le live, a quel punto avremo un consumo dati, ma per il periodo che guarderemo la live, o quando lei ci invierà le notifiche e le immagini di quello che ha rilevato. Però capite che è veramente veramente basso il consumo, quindi la cosa più importante è che non scadano dopo un mese, quindi è il periodo lungo che fa secondo me l'utilizzo principale delle SIM dedicate alla videosorveglianza. Ma detto tutto questo, adesso guardiamo cosa troviamo all'interno della confezione una volta che arriva a casa e poi l'analizziamo da vicino. Allora, troviamo subito il manuale di istruzioni con anche la lingua italiana, come vedete, è veramente molto semplice, spiegato benissimo, che ce la fa mettere subito in attivo in pochi secondi. Dopodiché troviamo un altro piccolo manuale di istruzioni con un QR code che ci manda ovviamente le pagine di installazione. Qua ci spiega come inserire la SIM, abbiamo anche le pinzette per andare a inserire la SIM, qua abbiamo anche i Fisher e la piccola piastra per andare a fissarla su un muro, perché lei ovviamente possiamo metterla sia appoggiata su una superficie che andarla direttamente a fissare sul soffitto o una parete. Dopodiché abbiamo un cavo Ethernet, che ovviamente è un di più, serve solo per determinati tipi di connessione, loro lo inseriscono in confezione ma non è necessario per l'utilizzo che si va a fare principalmente. Dopodiché abbiamo la staffa regolabile, come vi dicevo, per andare a posizionarla sul muro e andare a orientarla come vogliamo quando andiamo a collegarla, quando andiamo a fissarla su un soffitto o su una parete. Poi abbiamo un alimentatore, perché comunque lei ha bisogno di alimentazione, non funziona a batterie. Poi abbiamo il cavo appunto per la ricarica, che è un cavo USB Type-C, ed infine abbiamo lei la Citronic 4G. Ragazzi, guardate che bella che è, super compatta, piccolina, la possiamo mettere come vogliamo, a soffitto, a parete, appoggiata sulla superficie. Questa ovviamente è l'antenna che andrà a prendere il segnale 4G dall'esterno della nostra abitazione, ed è un prodotto sicuramente super super interessante, anche perché con questa caratteristica del 4G va a prendere una fascia di utilizzo che normalmente non viene calcolata, cioè quella per chi non ha una connessione wifi all'interno della propria abitazione. Quindi sicuramente questo oggettino, ragazzi, diventerà un prodotto super interessante, e per quello che all'inizio
all'inizio video vi ho fermato, perché sì, è la classica videocamera di sorveglianza low cost, però con una funzione, ragazzi, davvero super interessante, il 4G. Quindi, detto questo, adesso direi di vederla un attimo da vicino. Allora, le sue caratteristiche cosa sono? Abbiamo una rotazione che arriva fino a 355 gradi, si inclina fino a 90 gradi, quindi abbiamo quasi una copertura a 360 gradi. Abbiamo l'audio bidirezionale, cosa vuol dire? Che possiamo sia ascoltare quello che lei riceve a livello di suono, quindi dallo smartphone sentiremo i suoni che arrivano da lei, se vogliamo, o altrimenti potremo noi parlare nello smartphone e l'audio uscirà dalla videocamera. La qualità della fotocamera è di un 2 megapixel, quindi niente di eccezionale, ma parliamo di una videocamera con un modulo 4G davvero super economica. Sì, perché lei è venduta attualmente, parlo a oggi, infatti vi lascio lo screenshot appunto del giorno in cui sto facendo il video, che attualmente è disponibile su Amazon a 79 euro, ma con il coupon sconto, come vedete, che Amazon ci fa applicare in pagina d'acquisto di 23 euro, il prezzo diventa di 56 euro, quindi ragazzi veramente veramente bassissimo. Però come dico sempre, questi coupon sconto, ragazzi, hanno una durata di tempo o una durata di numero di coupon disponibili, quindi quando si esauriranno non ci sarà più questo coupon disponibile. Per questo che vi metto lo screenshot, perché magari se guardate questo video fra un mese il prezzo magari è di 79 euro e non c'è più il coupon da inserire. È questo che, ragazzi, io vi lascio lo screenshot, perché per dimostrarvi che c'era, però se tra un mese non ci sono più non ci posso fare niente. Quindi se l'acquistate quando c'è il coupon, il prezzo, ragazzi, è questo, 56 euro, davvero davvero basso per una telecamera che ci dà questa caratteristica della rete 4G. Dopodiché una sua caratteristica ovviamente anche l'intelligenza artificiale che ha, che viene gestita per riconoscere i soggetti, perché ovviamente lei andrà in allarme, se attiveremo appunto la funzione, quando rileverà dei movimenti. Però è in grado di distinguere la figura umana da quella che è invece la figura di un animale domestico, quindi che sia un cane o un gatto, quindi avrà la possibilità lei, in base a quello che riconoscerà, di inviare una notifica. Quindi quando riconoscerà la figura umana invierà la notifica, quando rileverà un cane o un gatto ovviamente non ci invierà nessuna notifica, a meno che noi non abbiamo disabilitato quella funzione. Poi, essendo una videocamera di sorveglianza, ovviamente ha la visione notturna. Tramite questi infrarossi sarà in grado di darci una visione notturna, ovviamente in bianco e nero perché con gli infrarossi, ma molto molto definita, che ci darà appunto la possibilità di vedere fino a 20 metri anche quando è buio. Quindi caratteristiche più che buone per qualcosa che costa secondo me davvero poco e che ha questa tecnologia 4G integrata direttamente in questa piccola telecamera. Adesso direi di vederla in azione e di andare a collegarla con lo smartphone. Perfetto, l'ho collegata all'alimentazione, come vedete qua sotto abbiamo il pulsantino per il reset, abbiamo l'innesto per la SIM dati che è già inserita, come vi dicevo, perché l'abbiamo già inclusa in confezione, è una SIM dati della EOT Club che ovviamente potremo andare a ricaricare. Lei di default ha dentro 300 mega, giusto per poterla provare e capire come funziona. Poi possiamo andare a ricaricare questa SIM entrando appunto nel sito EOT Club, o altrimenti possiamo inserire una SIM dati qualsiasi che abbiamo, quelli dei classici operatori telefonici. Adesso lei si sta avviando, sta facendo tutte le sue cose. Poi qua sotto vedete abbiamo anche lo slot per una micro SD, quindi potremmo registrare tutto quello che succede direttamente su una micro SD andandola ad inserire qua nel suo slot. Non è inclusa in confezione, quindi potremmo mettere una SIM da 64 giga, da 128 giga, in base a quello che vogliamo, ma non è obbligatoria. Possiamo utilizzare lo smartphone, usare solo lo smartphone per quanto riguarda le notifiche, ma se vogliamo avere i video di tutto quello che succede o gli scatti di tutto quello che lei fa qua all'interno di questa micro SIM, avremo sicuramente anche tutti questi file. Ok, una volta avviata dovremo collegarla allo smartphone. Per fare questo dovremo prima scaricare l'applicazione che si chiama Sitronic Pro, disponibile sia per iOS che per Android. Una volta scaricata, installata e poi esserci registrati, andremo ad aprirla. Una volta aperta andremo a fare aggiungi telecamera, camera 4G, andiamo a scannerizzare il QR code con lo smartphone, il QR code che si trova sotto alla videocamera di sorveglianza. Perfetto, una volta rilevato, si fa un po' fatica a farglielo leggere perché è molto lucido, quindi fa un sacco di riflessi. Una volta rilevato facciamo aggiungi, selezioniamo l'area in cui secondo noi utilizzeremo questa videocamera, è solo un nome, non è importante quale scegliamo.
Perfetto, ho scelto soggiorno e adesso dovremmo già essere operativi. Allora, cliccando sul quadratino azzurro, vedete, ci dice di andare a modificare la password che è di default, perché così andremo a mettere una password nuova, questo per la sicurezza della privacy e dei nostri dati. Quindi andiamo ad inserire una nuova password. La password è stata modificata con successo, quindi adesso potremo andare a connetterci direttamente alla nostra videocamera di sorveglianza e andare a vedere cosa trasmette in live. Ecco qua, mi vedete, adesso la alzo un po'. Ok, adesso mi vedete bene. Ci dice dove vogliamo posizionare quest'area, la lasciamo così. Poi ci dice se vogliamo avere una qualità SD o HD per quanto riguarda la qualità del ritorno video, quindi la qualità di quello che noi vedremo nella live, non di quello che lei registrerà nella micro SIM se dovessimo andarla ad inserire direttamente all'interno della videocamera, no, quello che è la live. Quindi se mettiamo SD, lei farà meno fatica a trasmettere i dati, perché trasmetterà meno dati essendo una qualità minore. Però se vogliamo possiamo selezionare anche HD. Qua possiamo ovviamente andare ad attivare e disattivare l'audio, anche il microfono se lo tengo premuto sentite l'audio che esce dalla videocamera. Adesso vado ad interromperlo, se no si crea un casino. Comunque avete visto che l'audio usciva dalla videocamera. Qua possiamo andare a far partire la registrazione video, che si registrerà direttamente nello smartphone in questo caso, quindi non nella micro SD. Posso andare a interrompere o posso andare anche a scattare una foto. Queste istantanee verranno salvate direttamente nella libreria. Dopodiché abbiamo un'altra schermata. Qua abbiamo la possibilità con questo joypad di andare a muovere la telecamera su giù e andare anche a zoomare. Come vedete abbiamo anche uno zoom, ovviamente è uno zoom digitale, ma abbiamo anche la possibilità dello zoom. Possiamo mettere anche a schermo intero se vogliamo vedere tutto più grande. Dopodiché torniamo indietro, abbiamo un'altra schermata dove abbiamo delle funzioni specchio, che ovviamente farà l'effetto a specchio per quanto riguarda i video, zoom ottico, posizione preimpostata, regolazione del volume, modalità notturna, vedete possiamo scegliere se ordinario, colore o intelligente, quindi in base a anche alla quantità di luce io lascerei su ordinario. Dopodiché abbiamo inseguimento intelligente che andrà a seguire il soggetto, quindi adesso io l'allontano un po', in teoria adesso lei dovrebbe seguirmi, vediamo, mi allontano. Sì, vedete che mi segue, si è girata. Sì, vedete che si è girata. Ovviamente adesso qua è talmente vicino che ha un angolo di visione veramente compatto, però si è girata verso di me. Vado a deselezionarlo adesso, se no poi continua a seguirmi. Poi andiamo a selezionare l'ingranaggio in alto. Qua abbiamo tutto le funzioni che possiamo andare a regolare, impostazioni 4G, vedete qua abbiamo ovviamente tutte le impostazioni necessarie alla rete 4G. Dopodiché abbiamo cambia password, gestione delle notifiche e degli allarmi, quindi potremo andare a dargli l'attivazione per quanto riguarda le notifiche, quindi potremo andare a dirgli sì, voglio ricevere le notifiche di quando rileverai un movimento. Qua sotto possiamo andare ad attivare anche appunto quello che vi dicevo prima, le funzioni di rilevamento, quindi in base a riconosce gli animali, non li riconosce, possiamo selezionare tutto quello che vogliamo. Dopodiché possiamo regolare anche la sensibilità del sensore di rilevamento di movimento, adesso glielo aumento un pochino, e poi sotto abbiamo anche l'attivazione dell'allarme. Poi abbiamo anche impostazioni avanzate dove abbiamo la possibilità di pianificare appunto il rilevamento di movimento in base appunto al giorno, all'orario, se tutti i giorni, se a tutte le ore, quindi quello che vogliamo, abbiamo tantissima libertà. E poi abbiamo condividi. Condividi cosa vuol dire? Abbiamo la possibilità di condividere l'accesso di questa videocamera anche su altri dispositivi o su altri smartphone di altre persone, magari quello di nostra moglie o a quello di un nostro amico, di un nostro fratello, di che cavoli vogliamo. Possiamo condividere l'accesso e così che anche loro possano vedere e ricevere le notifiche della videocamera. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che è in grado di fare lei, questa Citronic 4G. Secondo me è davvero fantastica per la sua modalità 4G. Ovviamente è un prodotto low cost, quindi state acquistando un prodotto davvero economico. Come vi dicevo, lei ha dentro una SIM dati che se noi andiamo a cliccare sul simbolo 4G qua nella schermata, vedete, ci manda direttamente alla pagina del fornitore della SIM dati che abbiamo al suo interno. Quindi abbiamo il codice della SIM dati, quanti dati abbiamo attualmente disponibili nella SIM, quindi 300
500 mega, 0 usati, sono quelli che ho usato veramente pochi, quindi non sono ancora neanche calcolati. E poi sotto abbiamo i piani di abbonamento, vedete, come vi ho detto non sono economici, però il senso di queste sim dati è il fatto di avere una durata lunga. Poi uno comunque questa sim la può buttare e può prendere una qualsiasi altra sim di qualsiasi altro operatore, cioè fare quello che vuole. Lei ovviamente leggerà qualsiasi sim dati e li andremo a mettere al suo interno, quindi se questi abbonamenti non vi vanno bene non importa, cambiate sim e mettete una sim dati che volete. Quindi ragazzi, come vi ho detto, questa è una camera low cost, se pensate che costa 56 euro con il coupon sconto che Amazon vi fa acquistare, capite che è davvero pochissimo, soprattutto per avere al suo interno comunque un modulo 4G che ci dà appunto la possibilità e la libertà di non avere una rete wifi in casa. Però state acquistando un prodotto low cost, quindi la risoluzione è un 2 megapixel, cioè non è niente di eccezionale, ma fa il suo dovere e secondo me lo fa più che dignitosamente per una fascia di prezzo così bassa, con una caratteristica come la rete 4G che non è così facile da trovare, delle camere di videosorveglianza da interni a basso costo. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione di Lei, la telecamera Seatronic 4G da interni, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale e anche tante cose riguardanti la simulazione. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche di Lei ovviamente lo troverete nel mio canale Telegram Offerte e qua sotto in descrizione. E sempre se vi va, vi consiglio di guardare anche il mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, quindi li ho recensiti, sono praticamente nuovi, ma li rivendo a prezzi davvero davvero scontatissimi. Potreste trovare un grande affare che magari stavate cercando e magari anche lei la potreste trovare lì sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un testo, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video. Yeah.